Ciao a tutti! Ormai da qualche giorno gennaio è terminato e febbraio è incominciato, il che significa che sono pronto per svelarvi i miei preferiti del mese, i preferiti di gennaio, cosa mi ha reso gioioso il mese passato. Oggi non parleremo di tantissime cose perché con la fine delle vacanze natalizie e ricominciare a lavorare, insomma, c'è stato poco tempo per effettivamente approfondire tanto, scoprire nuove cose. Quindi, non lo so, dal mio punto di vista è stato un gennaio abbastanza safe, ma comunque, soprattutto per quanto concerne i libri, ricco di sorprese e ricco di belle cose, quindi c'è un buon bilanciamento secondo me. Parleremo infatti di libri, musica, film e programmi trash. Vediamo un po'. Inizierei subito con quello che alla fine è l'anima del canale, ovvero i libri, e devo ammettere che gennaio è stato un bel mese perché ho letto ben 4 libri che mi hanno veramente convinto. Nei preferiti del mese sapete che parlo sempre dei libri che durante il mese passato appunto mi hanno effettivamente riempito di gioia, e sicuramente tra le letture migliori c'è stato un libro molto discusso, molto chiacchierato, il più chiacchierato probabilmente del 2020, ovvero La città dei vivi di Nicola La Gioia, che è un libro di true crime basato sul sconcertante, sconvolgente caso di cronaca nera, ovvero l'omicidio ai danni di Luca Varani, avvenuto a Roma nel 2016. Il contesto è un appartamento, 3 ragazzi, 2 ragazzi che appunto s'accaniscono con brutalità e violenza contro un giovane poco che conoscono poco, senza apparente motivo, senza movente, ma con una brutalità inaudita. E è uno spunto, un fatto di cronaca che per La Gioia diventa lo spunto per tratteggiare un'analisi meticolosa che può inevitabilmente rimandare ad alcune operazioni ben note ai lettori forti come L'avversario di Carrère o ancora A sangue freddo di Capoti, ma che a mio parere almeno mantiene una propria personalità, per quanto ci siano questi giganti a cui viene spesso associato. È comunque un libro a sé, perché per quanto sia molto meticoloso nel raccontare le dinamiche dell'omicidio, le conseguenze attraverso registrazioni, interviste, approfondimenti, La Gioia ha voluto tratteggiare soprattutto l'anima, un ritratto di una Roma inedita. Diciamo anche il lato oscuro di Roma, se vogliamo. È la città la vera protagonista, oltre che inondarci di riflessioni su che cosa sia effettivamente il male. Vi ho parlato di questo libro in un video apposito, vi posso dire che io l'ho amato. Sono 500 pagine che corrono in un battibaleno, tanto La Gioia è in grado effettivamente di inchiodare il lettore al libro, e la storia di per sé è già interessante in partenza, per quanto effettivamente spiazzante, ma è secondo me un abile narratore, capace effettivamente di destare anche delle ottime riflessioni, anche evitando una banale cronaca fredda. Diciamo che c'è anche chi non l'ha apprezzato questo libro, posso capire perché. Io mi unisco, diciamo, a forse la maggioranza in questo caso, nel senso che a me è piaciuto molto e ve lo consiglio. Sicuramente, che piaccia o meno, è una lettura piena di interesse, che saprà darvi almeno degli input di riflessione interessanti. Quindi ve lo consiglio. Se amate i libri true crime fatti bene, La città dei vivi è un passo quasi obbligato, se vogliamo. Un altro libro che ho letto e che ho amato molto, questa è una new entry sul canale, non ne ho ancora parlato, è un libro che sembra fatto apposta per me, dato che sono fan accanito delle stroncature, soprattutto le stroncature di libri. È infatti Stroncature il titolo di questo libricino di Davide Brullo, edito Edizioni GOG. È un giornalista, Davide Brullo, che ha fatto della stroncatura un'arte. Per questo motivo, in un contesto in cui nella editoria italiana le stroncature si fanno sempre più rare,
fare, Davide Brullo è diventato man mano un personaggio sempre più scomodo, anche perché nelle sue stroncature ci va bello giù pesante, ma almeno da quello che ho letto, anche quando ci va giù pesante riesce comunque a dimostrare di aver effettivamente scavato a fondo nel libro e di non essere comunque mai volgare a mio parere, anche quando si spinge in là, comunque mantiene sempre un'analisi, a mio parere, abbastanza lucida, intelligente, brillante, e a me il suo stile di stroncatura è piaciuto molto. In questo libro effettivamente sono raccolte molte sue stroncature editoriali, alcune indicibili, perché arriva a toccare, diciamo, i grandi scrittori italiani dei giorni nostri, quelli più affermati, da sia personaggi comunque appunto intoccabili, leggiamo stroncature su Saviano, su Baricco, su Michela Murgia, quindi comunque dei nomi che effettivamente rappresentano un po' lo star system editoriale di oggi, ma arriva a toccare anche quelli proprio amati da tutti, cioè gli storici, Alberto Angela. Io quando ho detto Alberto Angela ho detto ma no, no, non toccarmi Albertone, e Augias ad esempio. Quindi comunque è un libro che io ho apprezzato molto, perché c'è sempre più timidezza nei confronti della stroncatura di libri, perché in tutte le altre arti si fa normalmente, nei libri più raro, e questo desiderio di essere, di parlare di un libro che non è piaciuto in modo più timido, più pacato, quando in verità un po' di cattiveria ci vuole. E il fatto che questo esercizio sia proprio anche, vada anche al di là del pensiero comune, o comunque del fatto che alcuni autori risultino intoccabili effettivamente, a me è parso veramente un ottimo esercizio, anche perché ti pone comunque in una condizione di guardare da un'altra parte rispetto anche a opere e autori che abbiamo letto. In questo libro vengono stroncati alcuni libri che a me sono piaciuti molto, ad esempio, eppure come sapete io adoro le stroncature, io adoro mettermi in relazione con persone che hanno detestato libri che mi sono piaciuti, perché voglio capire il loro punto di vista, banalmente. Poi, e invece non ho mai capito l'astio assoluto dei fan di determinati libri che vedono distrutti i propri idoli tramite delle stroncature. È una cosa che non ho mai capito e che non riesco a concepire. Io trovo molto stimolante il dibattito da questo punto di vista. Infatti io su Goodreads, recensioni, eccetera, recensioni sulla stampa le leggo se il libro potenzialmente mi interessa, per capire com'è, ma su Goodreads o comunque sui social letterari io leggo praticamente solo le votazioni negative, perché sono quelle che mi consentono di capire se quel libro fa per me o no. Cioè, non lo so, è il mio approccio. Fatto sta che io ho amato questo libro, l'ho trovato ironico, divertente, pungente, ma molto intelligente, decisamente non gratuito. E quindi sarei curioso di leggere altre stroncature di Brullo. E niente, mi è piaciuto, ve lo consiglio. È un'ottima lettura, secondo me. Così come è un'eccellente lettura qua andiamo proprio su un altro versante, o comunque su un altro tema, su un'altra natura di libro, è stata una delle primissime letture del mese, e è un libro che è veramente stato devastante leggere, molto difficile affrontarlo, nonostante si legga piacevolmente per come è scritto, ma mette in luce una problematica, comunque una tematica decisamente forte. E sto parlando di Black Box, di Shiori Ito. Shiori Ito è considerata una pioniera del movimento Me Too in Giappone. È una giornalista che ha una grande fame di verità. Ha proprio fatto del suo lavoro la sua più grande passione. Lei vive per la verità, per il lavoro del giornalista, che nella sua concezione è proprio la persona che porta la verità ai lettori. E Shiori Ito subisce una cosa disumana, ha subito una violenza sessuale da parte di un uomo che, con la scusa di prometterle un lavoro all'interno di un telegiornale, subisce una vera e propria violenza che lei racconta attraverso Black Box. Quindi è la storia di un'esperienza, ma non è semplicemente la storia di un trauma personale. Shiori Ito, con una forza incredibile, probabilmente che in pochissimi
avrebbero per raccontare una cosa così terribile. Lei ha avuto, diciamo, la pelle dura per mettersi in gioco in questo senso, nonostante l'enorme bagaglio emotivo che aveva su di sé. Lei va anche oltre perché vuole raccontare la sua storia anche per dimostrare come in determinati contesti, anche idilliaci, come il Giappone contemporaneo, in realtà la questione del femminismo sia una questione abbastanza controversa tutt'oggi, soprattutto al di là del femminismo, proprio la questione della denunciare una violenza che porta Shiorito a subire un iter allucinante, infernale, burocratico. Subisce anche degli abusi psicologici dalla polizia. È terrificante da leggere, però è un libro necessario. È un libro necessario che ci racconta come un crimine tremendo, come la violenza, in questo senso, porti effettivamente tante donne a non denunciare. E il libro di Shiorito ha avuto un enorme impatto in Giappone, tant'è che è grazie anche al suo Me Too, no? Che ha effettivamente spinto tantissime altre donne giapponesi a dire la propria, a uscire allo scoperto, nonostante in Giappone ci sia un fortissimo stigma per quanto riguarda la violenza sessuale, quindi è un tema molto delicato. E sono contentissimo che sia stato pubblicato in Italia. Io da tempo volevo leggerlo, tant'è che mi ero ripromesso di leggerlo in francese addirittura perché era l'unica lingua ancora disponibile. E poi ho scoperto che Inari Books, che in realtà è una libreria dedicata al Giappone, si è occupata della pubblicazione in italiano. Il libro non è su Amazon o su altri canali di vendita, mi risulta che sia vendibile solo attraverso questa libreria, quindi comunque andate a visitare Inari Books nel caso siete interessati, io come lettura ve la consiglio. È potente, è necessaria, secondo me. E rimanendo nel contesto giapponese, ma su altri lidi, in questo caso letterari, con una storia decisamente più delicata, abbiamo I 10 amori di Nishino, di Romi Kawakami, una scrittrice giapponese che a me ha incantato. Ha uno stile veramente poetico. A me ha colpito soprattutto per lo stile, per quanto anche lo spunto di base del romanzo sia molto interessante. È infatti la storia di Nishino, se vogliamo, che è un uomo inafferrabile e misterioso, è un narcisista, un po' playboy, che però è convinto di non poter amare e di non poter essere amato. In realtà Nishino non è il vero protagonista, cioè il suo essere protagonista è come se fosse un fantasma, perché viene evocato attraverso il racconto e i ricordi di 10 donne che hanno avuto a che fare con lui sentimentalmente, o sono state innamorate di lui, o sono state lasciate, o hanno lasciato Nishino, o ci hanno avuto un flirt di una notte. Insomma, quest'uomo viene evocato da queste donne che hanno dei ricordi più o meno forti su Nishino, e il suo ritratto emerge attraverso i pezzi del puzzle che riceviamo da queste testimonianze, ma la cosa più bella è proprio la scrittura. Hiromi Kawakami è una scrittura che mi ha colpito tantissimo. Sembra semplice, non lo è. Lei scrive in modo molto essenziale, però allo stesso tempo ha questo approccio veramente attento alla musicalità delle parole. È proprio è fluido come scrittura, è fluida ma anche estremamente evocativa, poetica. L'ho amata molto perché poi è in grado di non essere quel tipo di scrittura poetica che si capisce che è artificiosa. No, zero! Cioè, è poetica, evoca delle sensazioni poetiche, però allo stesso tempo è tremendamente realistica. È facilissimo, ad esempio, empatizzare con i personaggi, immedesimarsi in loro, vivere quelle emozioni, tuffarsi nei loro ricordi. È veramente emozionante. A me ha colpito molto e mi ha spinto effettivamente a recuperarmi altri libri della scrittrice che leggerò, perché è stata una piacevolissima sorpresa e quindi ve lo consiglio caldamente. E ora ragazzi passiamo al cinema, vera nota dolente. Voi sapete che io sono un cinefilo accanito. Ecco, a gennaio ho visto pochissimi film per scarsità di tempo e non li ho scelti bene, perché il 99% di quelli che ho visto non sono meritevoli di entrare in un preferiti del mese. Quindi vi salvo solo una pellicola,
che ammetto oggettivamente non è un capolavoro, non è un bel film, ma quando l'ho visto mi ha fatto morire dal ridere, cioè ero piegato, è intrattenimento al 100% over the top che adoro, e sto parlando di un film che tra l'altro, nonostante tutto, è diretto da due giganti della cinematografia di Hong Kong, sono Tsui Hark e Ringo Lam, e il film in questione è Twin Dragons con Jackie Chan, cioè adoro. Allora, è un film che io ho visto perché una domenica ho acceso la TV a caso ed è proprio partito, cioè era in TV, ma ahimè me ne sono accorto tardi, infatti il film era praticamente 10 minuti dalla fine, ho visto 3 inquadrature, ho detto devo vederlo tutto, dov'è? E fortunatamente c'è su Amazon Prime Video intero e l'ho visto così. Allora, questo film è nonsense, ve lo dico subito, è una commedia slapstick con arti marziali ogni tanto, ma non è arti marziali assolutamente, è proprio commedia degli equivoci, però grottesca, cioè fuori di testa. Jackie Chan interpreta due ruoli che sono i due protagonisti del film, che sono gemelli, un po' come genitori in trappola con Lee Se-Loan, ok? Allora, un Jackie Chan ovviamente sono gemelli separati dalla nascita, non sanno di essere gemelli, come Lee Se-Loan, ok? Anche se questo film è precedente rispetto a Genitori in trappola, che però era un remake di un film degli anni 50, vabbè, avete capito. Allora, un Jackie Chan finisce a New York, vive nella bambagia, nella ricchezza, diventa un pianista e direttore d'orchestra, ok, quindi chic. L'altro rimane ad Hong Kong, finisce in un contesto un po' più rude e impara a sopravvivere con la lotta, ok? Il Jackie Chan ricco se ne va a Hong Kong, però, ahimè, perché sta facendo una tournée, perché lui è diventato super rich, super famous, ok? E lì incontra, ahimè, di nuovo, il Jackie Chan rimasto a Hong Kong, e quindi parte un trip perché tutti attorno a loro li confondono, cioè è tutto basato sulla confusione di persona, ok? Sembra una vaccata dalla trama, e in effetti un po' lo è, ma vi giuro, questo film esprime tutto il mio amore che ho per il cinema di Hong Kong degli anni 80 e 90, che io adoro! Tutti i film che ho visto di questo periodo prodotti ad Hong Kong sono delle figate paurose, praticamente. Io amo soprattutto quelli category 3, quelli per adulti, quelli splatter ed estremi, però vi giuro, è un cinema zeppo di idee, pieno di voglia di stupire, grottesco, fuori di testa, succede una cosa al millesimo di secondo, quando c'è da far ridere si ride veramente perché la buttano proprio all'estrema potenza, le scene d'azione sono pirotecniche, cioè non laccate come in un film hollywoodiano, cioè proprio over, esageriamo, no? Ed è fantastico. Sono film pieni di idee, e anche questo lo è, nonostante sia un film più piccolo rispetto alle cose fuori di testa che sono uscite da Hong Kong nello stesso periodo. E io ero piegato per terra dal ridere, ma poi le chicche, cioè adoro, cioè è pieno di chicche questo film, di scene che dici cosa sto guardando e rimani a fissare l'iconicità, cioè ma di cosa stiamo parlando? C'è pure Maggie Cheung nel cast, una splendida Maggie Cheung che è un'attrice favolosa che poi ritroveremo come protagonista in The Mood for Love, grande capolavoro, cioè andatevi a recuperare Twin Dragons che per quanto sia una mezza ciofecata è fighissimo, punto, è detta lì, quindi questo film vale per tutti, ok. Passiamo invece a un argomento un po' più ricco per il mio gennaio, ovvero la musica, e partirei subito dagli artisti che vi consiglio, che ho ascoltato di più a gennaio, tutti artisti, due in realtà, gli artisti che già conoscevo, ma che ho ascoltato molto il mese scorso. Allora, il primo è assolutamente Square Pusher, che è un musicista elettronico che molto spesso è associato ai vari Aphex Twin, Music, Weebie, è un musicista effettivamente di drill and bass e di drum and bass, abbastanza schizzata, quindi elettronica sperimentale, ok? Io lo amo. Molto spesso poi, dato che lui è anche un musicista jazz, fa questi incroci tra il jazz e l'elettronica sparata schizzatissima che lasciano sbigottiti. Io adoro. Il suo album più bello, secondo me, è questo, che è Ultra Visitor. È un album fuori dal mondo, alieno, ha dei momenti in cui dici oh mio Dio, ma cosa sto ascoltando? Mi sta portando altrove, proprio un'altra galassia. E in particolar modo
Il brano che mi piace di più è un, ve lo dico subito come il titolo, che non lo, 50 Cycles, ho indovinato, è un brano che lo stesso Squarepusher ci ha messo 6 mesi a realizzarlo, tante sono le texture sonore, i cambi qua dentro, cioè è una figata, sembra veramente di assumere delle sostanze legali per volare nell'iperspazio, fantastico. L'altra artista che vi consiglio è Sevda Lisa. È un'artista, diciamo, art pop, molto cupa, ok, molto dark, se vogliamo, con che flirta un po' con l'elettronica e è molto interessante perché da un lato ha un interesse verso questa elettronica sperimentale un po' atmosferica che rimanda, che so, a FK Twigs, per dire, se vi piace il genere, oppure ancora a certe cose anche di Bjork, per dire, come ispirazione. Diciamo che ad arricchire il background di Sevda Lisa c'è anche il fatto che lei ha origini iraniane e quindi nella sua musica c'è molta influenza iraniana, ad esempio, e quindi crea questo approccio musicale molto personale, con una voce proprio così, quasi un amico del ventunesimo secolo, per dire. Non lo so, io adoro molto, e in particolar modo il suo album più bello è l'ultimo, uscito nel 2020, che è Shabrang, bellissimo. In particolar modo la mia canzone preferita qui dentro è Road, fantastica, ma anche Comet, anche Lamp Lady, bellissimi pezzi. Quindi super consigliato questo disco, in generale Sevda Lisa è top. E parlando di album, un album che ho ascoltato spesso è un classicone che mi sono ritrovato ad ascoltare più volte, ovvero l'album d'esordio dei Saint Etienne, ovvero Fox Base Alpha. I Saint Etienne sono un gruppo inglese che ha proprio agli albori degli anni 90, che aveva questo personalissimo approccio nell'unire le sonorità house, acid house, quindi da club, con invece una musica più di carattere indie pop rock, quindi faceva questo incrocio stranissimo che all'epoca fu molto impattante. Però quest'album è veramente delizioso, cioè ha delle canzoni che sono rimaste nella storia, Only Love Can Break Your Heart, fantastica, Nothing Can Stop Us, è molto psichedelico anche, rimanda un po' a degli anni 60 alternativi. Secondo me potreste dargli una chance, è un disco veramente pieno di idee ed è quello che vi consiglio per ascoltare il gruppo sostanzialmente, quelli dopo solamente se siete fan accaniti. Un altro disco che vi consiglio così d'amblè è anche un album di una cantante sparita dalle scene per sempre. Beh, cantante, oddio, però un'interprete sparita dalle scene totalmente, e la sua dipartita è un mistero perché dopo si è data alla moda, a quanto ho capito, lavora nel settore della moda, e la cantante in questione è Nadia Ho. E il suo album Hot Like Wow. Allora, perché dico cantante tra virgolette? Perché alla fine è una macchina che canta il suo album, cioè è tutto autotune. Ed è un disco che pone proprio i cliché dell'electropop dance al femminile all'ennesima potenza, cioè sembra quasi satira da un certo punto di vista. E nonostante sia un album del 2008, se non erro, è estremamente avanti, perché comunque questo approccio post-ironico alla dance pop è una cosa tipica degli ultimi anni, soprattutto con la Bubblegum Bass, Sophie e tantissimi altri artisti che hanno ripreso quelle sonorità e l'hanno rielaborate in modo alieno. Ecco, Nadia Ho sembra muovere le prime idee verso questo tipo di musica, e io quest'album, Hot Like Wow, l'ho trovato delizioso perché è pieno di hit. Got Your Number, l'ascolti una volta, ti fa volare le per una, ti fa muovere il culo subito. Poi Hot Like Wow, la title track uguale, cioè ritornelli proprio che ti si fissano in testa e ti senti proprio in una discoteca aliena, fantastico, adoro. Parlando invece di canzoni, ne ho due assolutamente da ascoltare. Innanzitutto sono tornati gli Shushu, il mio gruppo preferito, i miei amori totali. Gli Shushu sono tornati pronti con un nuovo disco a marzo che si chiamerà Oh No! Adoro! Fatto sta che il primo singolo di Oh No... Scusate, si è palesato un corriere. Fatto sta che Oh No è un album appunto anticipato dal singolo già uscito
A Bottle of Rum, che è un singolo che vede alla voce, oltre al nostro amato Jamie Stewart di Vino, anche Grouper, la musicista ambient, che ci mette anche il suo impegno vocale. Il brano è molto bello, nel senso, vede un ritorno degli Shushu alla melodia, che sembrava abbandonato col precedente Girl with Basket of Fruit, che invece era più noise aggressive. Questo pezzo, non lo so, mi porta anche ad atmosfere un po' alla Smiths, per dire, un po' 80s. Ci sta. È comunque un ottimo pezzo, secondo me, ma d'altronde dagli Shushu accetto tutto e sono fomentatissimo. L'altro brano che vi consiglio è il ritorno di Lana Del Rey, perché anche questa volta mi ha convinto con il brano così alla inglese, One Again, Chemtrails Over the Country Club, una bella ballata molto in stile Lana Del Rey. Lei rifà lo stesso pezzo tutte le volte, ma ci va bene così. Soprattutto la trovo molto riuscita nelle atmosfere e anche nella linea melodica, che secondo me è azzeccata e mi piace molto come brano, me l'ascolto volentieri, mi rimanda subito a un'America che fu di un'altra galassia, di un'altra epoca. Adoro. Velocemente glissiamo sui programmi TV trash, entrambi visti su Netflix ed entrambi visti agli ultimi giorni delle vacanze, quando il rientro era imminente, ma ho adorato. In particolar modo ho adorato una trashata epica che è Floor is Lava di Vino. A me piacciono un sacco questi game di Netflix dove la gente deve lottare contro le con tutte le proprie forze fisiche, con sfide bestiali, tipo io avevo adorato quello con The Rock, Titan Games, fantastico. Floor is Lava è un game dove sostanzialmente delle persone, per vincere dei soldi, non devono cadere nella lava e quindi fanno quel gioco che tutti fanno da bambini, fingendo che il pavimento sia lava, e quando crescono scoprono che anche altre persone da piccole giocavano facendo finta che il pavimento fosse lava e dicevano: ma non sono solo io allora. Fantastico. Fatto sta che è proprio un gioco dove ci sono queste costruzioni labirintiche e le persone vengono costantemente messe in difficoltà perché non devono toccare terreno, anche perché sennò sprofondano nella lava. Detta semplicemente, a me ha gasato molto. L'altro programma TV che mi è piaciuto è Sing On, che è una sorta di talent, ma non è alla X Factor, cioè semplicemente è un talent basato sul karaoke, e ci sono la versione americana, la versione tedesca, la versione spagnola, dove dei concorrenti devono cantare, ma non è che vince il più intonato, cioè sì, vince il più intonato, ma non è che vince quello che ha il vocione o quello che ha l'interpretazione, no, l'obiettivo di questo gioco è azzeccare, fare il più possibile uguali le note del cantante della canzone originale, quindi, cioè, addio. Fatto sta che questo giochino a me è piaciuto. Mi sono piaciuti anche tutti e tre gli host delle varie edizioni, in particolar modo gran premio alla conduttrice tedesca, che è una super queen spaziale, lei adorata, cioè diva assoluta. E detto ciò, questi erano i miei preferiti di gennaio. Fatemi sapere se siete riusciti a mettere gli occhi su qualcosa che vi ha colpito particolarmente, che cosa vi ha intrigato, insomma, ditemi un po'. C'è qualcosa che invece ha intrigato voi che vorreste consigliare? Qualcosa che ha reso ricco il vostro gennaio? Fatemelo sapere qui sotto. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!